fatto, a nostro modo di vedere, più facile agire a monte sul Sì, è sistema vero. produttivo che non pensare di educare oltre 7 miliardi di persone, perché è una sfida, improba per qualsiasi. Se lo fai in una scuola, in una comunità limitata, l'effetto dell'educazione può esserci, però su scala globale, su come noi siamo abituati a ragionare, Certo. diventa estremamente complicato. Noi abbiamo lanciato anche recentemente questa iniziativa che stiamo portando avanti, cioè che è un manifesto, è il nostro plastic free, cioè perché è plastic free che tende ad abbandonare tutto lo saggetto. Questo è per locali pubblici, per locali bar, caffetterie, pub, eccetera, eccetera, con una serie di linee guida. E poi lì ci sono tutti i dettagli in quest'altro, che prevedono di abbandonare tutta una serie di oggetti di uso comune che vengono Ottimo. utilizzati. Perché Ed è poi. un impegno del locale col consumatore, diciamo, non è un impegno del locale con Greenpeace, che poi Certo. questo è studiato per bar e caffetterie, però noi l'abbiamo fatto per dire recentemente con una scuola a Firenze, Sì, bene, anche le togliendo scuole, con cioè, le scuole del poi centro ecco, storico. Scuole, per Mera, esempio, bisogna, secondo voi bisogna fare qualche iniziativa. Sicuramente è un modo giusto per sensibilizzare poi. Diciamo, tendenzialmente non abbiamo mai fatto grandissime attività educative perché quelle non si reggono in piedi economicamente. Quindi adesso stiamo provando a fare della roba sul clima che non abbia bisogno della mediazione dell'insegnante. Cioè, ma una cosa che va in mano ai ragazzi delle scuole medie che riescono a usarlo. Però anche quello, insomma, non è detto che tutti riescano, però il problema è sempre quello, Legambiente o WWF hanno gruppi Sì, di persone che certo, si fanno sono educazione strutturati. ambientale. Uno dei Se presidenti, si il direttore sviluppassero Legambiente dei era quello che giochi. faceva. E infatti quello che sul clima stiamo facendo un Ah. esperto di giochi, di Sì. gaming, che sta sviluppando una cosa che. Anzi, l'idea è di avere dei giochi che non c'è bisogno neanche di stampare per poterci giocare, quindi per evitare anche di usare carta. Quindi Che giocando si impara da Montessori, sì, ma cioè. soprattutto che lo fanno da sé senza bisogno. Poi se c'è un Sì, insegnante che si infatti. interessa va bene, si può fare. Infatti alcuni nostri volontari che sono insegnanti l'hanno proprio inserito nel curriculum scolastico, quello delle foreste, Sì. però quello è un caso un po' specifico, quindi. Certo. Si conclude così il nostro incontro con gli amici di Greenpeace, consapevoli che ciascuno possa trovare la determinazione dentro di sé e la forza insieme agli altri.